Ciao ciurma e benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo. Sono qui oggi per parlarvi del secondo episodio di Elseworlds. Sigla e poi iniziamo. This Chandler born like this Italia, but after became Capitan Bandana. His legend was a super good Barry Allen Wally West. Both started with an arrow. Both started with an arrow. Intro spettacolare. È poco motivata la scelta di far dire a Barry delle cose che è cosciente di non aver mai vissuto. Al contempo però fa un certo effetto, è, come sono solito dire, impattante. Parlando di regia, la macchina non è quasi mai in movimento, tranne che nei campi lunghi e medi. Differentemente da quanto abbiamo visto nel precedente episodio, le inquadrature poi sono semplici, per la maggior parte mezzi primi piani e piani americani. Siamo decisamente nella prima parte, attenzione, su un altro livello rispetto a quanto visto nella puntata precedente. Ma poi la regia stessa si riprende alla grande, ritornando non solo ai fasti della prima puntata, ma superandoli con una serie di inquadrature di campi e di piani sequenza di un livello assolutamente non CW. Il montaggio sembra funzionare ancora meglio, rilassante, come mi piace dire, chiaro e privo di salti temporali nel passaggio da un'inquadratura all'altra. Una cosa che si nota subito, per l'amor del cielo, ci saranno 4-5 momenti nel corso di tutta la puntata che purtroppo potevano essere gestiti un po' meglio dal punto di vista della regia e del montaggio stesso, ma per il resto il livello è veramente altissimo. E da tutto ciò contribuisce senza ombra di dubbio il filtro rosaceo che aumenta questa atmosfera, questa sensazione stramba, strana, propria di Batman e delle sue storie. Dialoghi profondi in cui i personaggi si lasciano andare alle emozioni più reconditi, aprendosi totalmente all'altro. La fase intimistica del crossover pertanto risulta ben strutturata ed edificante, differentemente da quanto accade nelle singole serie, dove purtroppo, come leggevo su Manga Forever, spesse volte la pecca è proprio la mancanza di un dialogo reale che abbia un senso di esistere, che non sia totalmente scontato. Arkham Asylum. Io credo che qualunque fan di Batman, o comunque sia qualunque fan dei videogiochi, qualunque videogiocatore, al di là dei gusti fumettistici, abbia provato un brivido pazzesco nel momento stesso in cui i nostri protagonisti si sono avvicinati al cancello del manicomio. Il fatto che in esso poi tutto sia rappresentato perfettamente, compreso l'improbabile ma indovinatissimo dottore fuori di testa, dimostra quanto potenziale abbia la DC da mettere in gioco in queste serie. Il tutto risulta tetro, spettrale, ma al contempo estremamente affascinante per noi spettatori che non vediamo l'ora di vedere cosa si cela dietro quelle porte. Compreso Mark Guggenheim, un produttore esecutivo che viene per l'appunto citato su una di queste porte stesse, e Cobblepot, che però purtroppo non ci viene mostrato nella sua forma fisica. Note negative: l'espressione di Batwoman prima di mettere il costume e l'iniziale reticenza di Oliver nell'utilizzare i poteri. Generalmente, anche dove ha paura di non riuscire a muoversi nel migliore dei modi, Oliver non esita comunque sia a mettersi in gioco. Fantastico il gas che fa combattere i nostri eroi tra di loro, mettendoli di fronte i rispettivi acerrimi nemici. Un gas quasi tassiano che ha la funzione di mostrare il proprio demone più profondo, come la selva di Sauron della Gerusalemme liberata. Si tratta dunque di un topos letterario particolarmente sfruttato e che ho apprezzato tantissimo all'interno di questa puntata. Una scena peraltro, quella che ho appena descritto in soldoni, segnata probabilmente dal miglior piano sequenza mai visto nell'Arrowverse e dalle interpretazioni fantastiche di Tom Cavanagh e John Barrowman. Ottima la gestione dei secondari, tutti con un ruolo preciso e fondamentale. In particolare ho preso a cuore Caitlin, che è stata selezionata come la pazza di turno, sono stata utilizzata per potersi fingere matta, e devo dire che senza ombra di dubbio ha saputo dare il suo. Non mi è dispiaciuto neppure Diggle, il protagonista di una delle scene d'azione più belle, e combatteva poi quasi come il Batman di Arkham Knight. Confronto con i fiocchi tra Oliver e Barry, conciso, forse fin troppo, ma ricco di emozioni. I due ancora una volta si comprendono, si capiscono e si caricano a vicenda. Posso sapere come stai? Che bello che qualcuno chieda al protagonista, sinceramente, dal profondo del proprio cuore, non soltanto per convenzione sociale, come sta, come si sente. Ciò mostra il legame fortissimo tra i personaggi senza relegarli a mere spalle di battaglia, a meri compagni di battaglia, come avveniva indubbiamente nei precedenti crossover, vista anche la mole eccessiva di personaggi messi in gioco. In questo caso è ovvia la scelta di mettere al centro i due attori e due protagonisti, i due personaggi più emblematici dell'intero Arrowverse, anche a costo di far perdere di importanza la stessa Supergirl ed anche a costo di non inserire, come è stato correttissimo, le leggende.
Altra frase fantastica: non sai mai quanto tempo ti resta con il tuo lavoro. Un invito duro a fare oggi ciò che potresti fare domani. In sostanza, Barry sta mostrando ad Oliver quanto la brevità della vita dovrebbe spronarci a muoverci, a stare in pace con gli altri, a risolvere le nostre questioni. È veramente difficile trovare una frase così realistica e scomoda all'interno dell'Arrowverse, pertanto devo dire che è una delle mie preferite in assoluto fra tutte le stagioni di tutte le serie. Barry ci pone dinanzi una realtà forse spiacevole ma da accettare, ci suggerisce come agire di conseguenza, in realtà senza darci consigli inediti, ascoltati e riascoltati di certo, decisamente innovativa e convincente. Dichiarazione dell'amore più puro, un amore che deve realizzarsi a qualsiasi costo, che sfida le convenzioni sociali. Sto parlando di ciò che Barry, ovvero Oliver, dice a Felicity. Un amore tale a prescindere, incondizionato e perenne. Stupendo davvero quanto pochissimi minuti abbiano insegnato così tanto, peraltro in maniera anticonvenzionale, a noi spettatori. Un amore che prescinde da ciò che si può diventare, che in qualche modo è dovuto alla propria controparte, al proprio partner, e che sempre sarà. Un amore di cui ci si può fidare al di là di quello che la vita può portarci a diventare. E concludiamo con l'uscita dalla macchina, dalla volante della polizia del figlio di Slade, di Malcolm Merry, di Ricardo Diaz con gli occhiali, che è stata bellissima, fantastica, mi ha fatto saltare dalla sedia, ho gridato, ed io non lo faccio quasi mai, è stato bellissimo. Inaspettato, divertente, figo, tutto! Peraltro poi con l'apparizione finale di Black Superman, e che più ne ha, più ne metta! In 42 minuti è successo di tutto, ma non è stato confusionario, è stato profondo, ci ha insegnato qualcosa, ci ha fatto divertire e ci ha fatto amare fino all'ultimo i personaggi e gli attori. Cosa vogliamo di più? 9 più tendenti al 9,5. Per me la puntata più bella mai vista fino a questo momento nell'Arrowverse. Lo so che molti non saranno d'accordo con me, ma è fuori dal comune. Grazie, veramente. Un saluto da Capitan Bandana. Oh, che sventola di pubblico, mi sento già stranito. La vita di prima mi puzza di vecchio. Sapete adesso, gente, che dovete fare? Iscrivervi al canale e poi anche commentare.